Allora Marco è conquistato subito il pubblico, c'è qualche dubbio. Me lo sono sognato stanotte, veramente, lo giuro, segnare sotto la curva, insomma, è sempre bellissimo, era importante partire bene perché c'era tanto entusiasmo attorno a noi, dobbiamo portare tanta gente allo stadio, però non abbiamo fatto ancora niente, nel senso fra 3 giorni abbiamo un'altra partita, per cui va bene così, però pensiamo già a Rimini, ecco. Soprattutto per te che sei un giocatore così di carattere, no? Un pubblico così, insomma, sì, aiuta? Te giuro, un'emozione unica, cioè ho fatto qua sotto la curva, poi ho guardato, ho visto sto muro, indescrivibile davvero. Ci ho giocato sempre contro e da giocare per loro è tutta un'altra cosa, ecco. Sono veramente felice perché ho sbloccato il risultato, ho aiutato i miei compagni e insomma ho messo nella direzione giusta la partita, però dopo insomma penso gli ha sofferto un po' il primo tempo il loro palleggio, però nel secondo ci siamo un attimo assestati meglio e la partita poi non è che hanno creato chissà cosa, hanno mantenuto solo un po' il pallino del gioco il primo tempo, però dopo insomma siamo stati bravi, ecco, abbiamo giocato da squadra, che è importante questo. Fatto un'incursione di testa che sì, abbiamo fatto mezzala, abbiamo fatto il cross Mara e mi sono inserito. Diciamo questo è il mio gioco, nel senso sono un attaccante che gioca a centrocampo perché io ho sempre giocato davanti e insomma mi piace inserirmi, tirare, far gol, insomma. E, insomma è andata bene, sono contento. Veramente. Quanta voglia avevate di giocare? Tanta, veramente. Sono stati 2 mesi, cioè abbiamo fatto una partita di Coppa Italia che abbiamo finito anche prima il ritiro e poi basta, abbiamo fatto amichevoli contro le prime categorie robe, però c'è l'adrenalina della partita è tutta un'altra cosa il campionato. Abbiamo iniziato e speriamo di non fermarci più, ecco. Mai come quest'anno sarà importante la rosa lunga, perché partite ogni 3 giorni, già da Rimini e poi con Ravenna. Esatto, adesso abbiamo più di 20. È perfetto, la rosa è importante, insomma è stata costruita 20-22 giocatori, insomma, che possono giocare tutti naturalmente titolari. Adesso abbiamo 2 settimane che abbiamo la partita domenica-mercoledì, per cui ci sarà bisogno di tutti e bisogna farsi trovare tutti pronti. Però comunque ci stiamo allenando tutti alla grande e stiamo mettendo in difficoltà il mister, poi le scelte le fa lui, per cui siamo tutti a disposizione, ecco.